perché i serial killer trovano sempre la porta del retro aperta? Ma non è vero. Sì, è vero. Come si fa a lanciare un disco volante? Questo è mio. E perché i cinesi friggono? Friggono sempre. Friggono tutto, sempre. Fan di Catalan. Cercheremo di dare una risposta a queste domande e anche a quelle della settimana scorsa proprio oggi, proprio stasera, qui a Mistero. Sono sempre io, Aldo Maroni Cavoglia. Yeah. Scherzavo. Sono Aniam, ti avverto che se mi hai fatto venire anche oggi per una delle tue cazzate mi girano, eh? Inizia a registrare, uomo di poca fede, perché siamo di fronte ad un'inchiesta che farà tremare i potenti della terra. Immagino. Giurin Giurello, l'amore è bello, l'amore è brutto. Da anni si sospetta che i governi, o peggio ancora alcune misteriose lobby, utilizzino dei velivoli per inondare la terra di agenti biologici o chimici. La prova di questa teoria sarebbero le cosiddette scie chimiche. Esatto. Sono mommo. Le nostre ricerche si sono avvalse dei più efficaci strumenti di rilevazione. Sì, sì, Google, la Free Press, la portinaia. Silenzio, vuoi forse rivelare i nostri mezzi a chiunque? Ma chi? Abbiamo rintracciato numerose immagini che documentano l'esistenza delle scie chimiche. Sì, Aniam, è la condensa che fa un qualsiasi aereo di linea quando vola, no? Non è vero, noi abbiamo assistito personalmente a fenomeni riconducibili all'utilizzo di sostanze chimiche sprigionate dagli aerei. Ma noi chi, Aniam? Noi di Mistero. Cioè tu, perché io non ho visto niente, rimani solamente tu. Perché la tua mente è condizionata dai media e non sei capace di cogliere i segnali di un complotto di queste proporzioni. Miam, miam, miam. Vabbè, insomma, che hai visto, Aniam? Calabria. Luglio 2011. Una foresta in fiamme. Ad un certo punto, proprio davanti ai miei occhi stupiti, un aereo ha sganciato una potentissima scia chimica che ha spento l'incendio. Aniam, dai, quello è l'aereo, quello della forestale, come si chiamano, i Canadair, dai! Ah sì? E quale misterioso agente chimico ha utilizzato? No! Misteriosissimo, l'acqua! Acqua, lo sapevo. Ho fatto bene a non lavarmi per tutti questi anni. Ma cosa? Mi sarei potuto spegnere anch'io. E cosa mi dici di quello che è accaduto un mese dopo a Trieste, quando un gruppo di aerei ha fatto partire delle scie di colore rosso, bianco e verde? Aniam, ma quelle sono le frecce tricolori. È lo spettacolo quello di acrobazia dell'aeronautica militare. Fanno le acrobazie con gli aerei per festeggiare. Non è finita. Tra non molto ti fornirò la prova schiacciante e definitiva che le scie esistono. Esistono. Sono Aniam. E sentite cosa succederà tra un istante. Enormi, immense scie chimiche salgono in cielo, addirittura esplodono per ricadere sulla terra. Guarda, impressionante. Guarda, sono di tantissimi colori. Le vedi? Aniam, te lo giuro, mi metti tristezza. Mi metti tristezza. Quelli sono i normalissimi fuochi d'artificio. Vengono sparati sempre, ogni festa, a Capodanno, sempre. No. Capodanno? Sì, Aniam, Capodanno, te l'ho già spiegato l'altra volta, è una festa. Una festa, un antico rituale, forse, la celebrazione di un qualche culto pagano. No. Aniam, ma che dici? Capodanno, si festeggia l'anno nuovo! Vabbè, senti, io ti saluto, vado al cenone con i miei amici e mi raccomando, felice anno nuovo. Ciao, Aniam. Buon Capodanno, Miam. Miam. 105 Zoo, only for you, only for you, only for you.